Ciao a tutti ragazzi da Sneakerare, quest'oggi vedremo l'ultima arrivata nella collaborazione tra Nike ed Off-White, anche se qui naturalmente leggete Converse. Infatti si parla e si tratta di una Chuck Taylor 70 in collaborazione con Off-White. Questa scarpa fa parte delle ultime 5 del pack Ghosting, naturalmente lo riconoscete perché come vedete è trasparente e pack Ghosting ha questa particolarità. E un'altra cosa che vi chiederete è cosa ci fa una Converse all'interno di una collaborazione tra Nike ed Off-White, e ve lo dico subito. Fondamentalmente Nike ha rilevato i diritti, ha comprato la casa del Massachusetts e si può dire che tutto sommato Converse è diventato il brand low budget di Nike. Detto questo, buona visione. Fatta eccezione per le Jordan 1 White e probabilmente anche per la colorazione Carolina, questa è una ricorrenza per tutte le Off-White 10 2017-2018. Scatola di cartone rovesciato, scritta serigrafata qui, in questo caso Converse. Di lato scritta Shoebox. Infatti andiamo ad aprire ed è una scatola rovesciata, in questo caso Converse. Tipico incartamento delle Off-White. Andando ad aprire, prima cosa che troviamo sono questi dei lacci sostitutivi, uno standard scritta naturalmente shoelaces e due, uno nero e uno bianco con i finali di colorazione differente. In questa collaborazione il tipico canvas della tomaia delle Chuck Taylor è sostituito da questa struttura in nylon molto molto leggera, trasparente e sottile. Bisogna stare molto molto attenti quando si maneggiano e si indossano. Rinforzi esclusivamente per l'allacciatura, come potete vedere in questo caso, con questi occhielli d'acciaio. Qui sul collare abbiamo questo piccolo supporto in silicone. Sul tallone troviamo un altro supporto, un guscio che ci permette di mantenere il piede saldo. Nella parte interna troviamo il tipico logo Converse con questo piccolo flap arancione che caratterizza la collaborazione e la scritta serigrafata, molto più sotto rispetto al solito perché, come vedete, è una bella fetta in questo caso, mentre per le size più piccole questa serigrafia la troviamo al di sotto del logo Converse. Altri particolari sono questa etichetta che riporta la scritta Made in Vietnam invece della tipica scritta Made in China per le altre Nike, naturalmente l'immancabile zip tee di tutta la collaborazione e questo two box molto molto simpatico con, se ci fate caso, per la scarpa sinistra abbiamo la dicitura right, per la scarpa destra la dicitura left. La parte più solida è la linguetta e, come in molti mi hanno detto, è una parte che è stata sostituita rispetto alla primissima versione vista nel 2017 perché tendeva veramente a strapparsi, soprattutto in questa parte qui quando si camminava. C'è anche quest'altro piccolo particolare che sembra tagliato, ma in realtà non è così, è fatto apposta. All'interno troviamo la tipica soletta in bianco, in questo caso con il logo della collaborazione, e naturalmente era facilmente visibile anche da fuori. Come ci fa capire questa scritta a caratteri cubitali, tutta la midsole è vulcanizzata, in gomma vulcanizzata. Troviamo naturalmente il logo Converse qui in nero, rovesciato rispetto al solito, vedete, è a testa in giù. E per il resto non è nient'altro che la tipica midsole delle Chuck Taylor 70, naturalmente trasparente, colorazione ghiaccio. Anche la suola è in gomma vulcanizzata, colorazione sempre icy, stesso materiale della midsole. Niente da aggiungere perché è esattamente la suola di una Chuck Taylor classica. Droppate ufficialmente il 12 di maggio, anche se il martedì precedente sul sito Converse c'è stata una pre-release, infatti queste arrivano da lì. Prezzo di uscita 130 euro, il più basso di tutte le Off-White insieme alle Blazer. Attualmente si attestano i reselling tra i 700 e i 1000 euro. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito di Hype Clothing A, se cercate questo modello lo troverete anche lì. Logo Sneakerare in bella vista, devo ammettere che questa trasparenza permette delle variabili molto interessanti quando indossate queste scarpe. Vi prego, non usate calzini troppo sgargianti e per quanto riguarda la taglia vi consiglio di andare mezzo numero sotto rispetto alla vostra taglia naturale. Fatemi sapere le vostre impressioni su questo modello qui sotto nei commenti. Se avete avuto la fortuna di vederle e toccarle con mano e anche indossarle,
scrivete le vostre impressioni, altrimenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. La mia impressione personale su questo modello e sul pack in generale The 10 è semplicemente una. Virgil Abloh ha fatto secondo me un'opera d'arte, anzi 10 opere d'arte. Qualcuno è riuscita meglio, qualcuno è riuscita peggio. Sicuramente c'è una delicatezza sia nei materiali sia nella struttura di molti di questi modelli e quindi alcuni di questi secondo me possono essere messi solamente in bacheca e visti da lontano, non indossati. Questo è uno di quei casi, ragazzi, perché veramente se lo indossate per troppo tempo o sbagliate a indossarlo, inserire il piede all'interno di questa scarpa, rischiate di spaccarla totalmente o comunque questo materiale tende a ingiallirsi, a rovinarsi nel tempo e quindi è una scarpa che è destinata a variare nel tempo. Quindi niente ragazzi, questa è la mia impressione personale, non dico né che è bella né che è brutta perché indubbiamente ha un suo fascino come tantissime scarpe, di base è una Chuck Taylor, quindi più di questo non si poteva fare secondo me, anzi è stato fatto fin troppo. E quindi amici miei, detto questo, continuate a sneakerare, ci vediamo prossimamente.